Per le interviste del sito Marx Dialectical Studies siamo qui con il dottor Tommaso Ridolfi Riva per parlare della nuova edizione storico-critica delle opere di Marx ed Engels, la Marx-Engels Gesamtausgabe. Dottor Ridolfi Riva, che cos'è la Marx-Engels Gesamtausgabe? La Marx-Engels Gesamtausgabe è l'edizione storico-critica delle opere complete di Marx ed Engels. La sua pubblicazione è iniziata nel 1975 e per un primo momento è stata pubblicata dai partiti comunisti tedesco e russo. Nel 1990 la sua direzione è passata sotto l'INES, cioè l'internazionale Marx-Engels Stiftung. Si parla appunto di Mega 2 proprio perché un primo tentativo di edizione storico-critica delle opere di Marx e Engels era iniziato a metà degli anni 20 dallo studioso russo Riazanov. Tuttavia questa edizione non ha raggiunto la completezza e appunto in seguito all'instaurarsi della dittatura hitleriana e all'inasprirsi di una situazione di terrore all'interno della Russia, dell'Unione Sovietica, il lavoro si è fermato. In questa prima mega sono usciti dei testi prima non conosciuti di Marx? Beh sì, tra gli anni 27 e 32 sono usciti la Critique del 43 di Marx, l'ideologia tedesca e i manoscritti del 44. E in seguito dal 39 al 41, sempre con gli stessi criteri editoriali, ma non all'interno appunto di questa prima mega, anche i Grundrisse. Quali sono i criteri editoriali di questa edizione storico-critica? E ci sono stati dei cambiamenti dopo il passaggio alla IMES? Beh, innanzitutto criteri editoriali appunto della Marx-Engels Gesamtausgabe, innanzitutto sono la riproduzione assolutamente completa di tutto il lascito letterario. In seconda battuta, la riproduzione completa di tutti i livelli di lavoro, quindi questo significa appunto la riproduzione di note a margine, di sottolineature, eccetera, eccetera. Poi la riproduzione appunto nella lingua originale con il mantenimento dell'ortografia e della punteggiatura e infine, questo diciamo nell'apparato, appunto nel tomo di apparato, l'inserimento di chiarimenti testuali e per così dire sia storici che filosofici che politici. Per quanto riguarda diciamo, i criteri editoriali, sono rimasti pressoché immutati da quando appunto era pubblicata dai partiti comunisti a quando è passata sotto la direzione dell'INEL. In sostanza, l'unico cambiamento è stato la deideologizzazione, per così dire, delle introduzioni e degli apparati. Che cosa si intende con deideologizzazione? Beh, in sostanza, da quando la Mega è passata sotto l'internazionale Marx-Engels Stiftung, all'interno delle introduzioni, ecco, non si sostiene più che le opere di Marx e Engels rappresentano un punto fondamentale all'interno del progresso verso appunto il comunismo. Bensì si inseriscono all'interno di un quadro, per così dire, più neutrale da un punto di vista ideologico, come dei veri e propri classici. Come si articola l'opera nel suo complesso? L'opera si compone di 114 volumi in 122 tomi. E più ogni tomo ha un volume di apparato. È articolata in quattro sezioni. Una prima sezione che comprende
opere, articoli e abbozzi prima del capitale, una seconda sezione che comprende il capitale e tutti i lavoratori, i lavori preparatori al capitale, una terza sezione che comprende il carteggio e si differenzia per esempio dalla terza sezione della prima edizione della Mega, perché oltre a riprodurre le lettere scritte di pugno appunto da Marx e da Engels, contiene anche le risposte che i corrispondenti di Marx e Engels avevano inviato a Marx e ad Engels appunto. E poi infine c'è una quarta sezione che comprende estratti, annotazioni e marginalia. Può darci qualche dettaglio sull'avanzamento dei lavori in ciascuna sezione? Per quanto riguarda la prima sezione, quella appunto delle opere, articoli e abbozzi, escluso il capitale, siamo arrivati a 19 su 32 volumi. Per quanto riguarda la seconda sezione, che è quella che è più vicina al completamento, abbiamo 14 su 15 volumi. Per quanto riguarda la terza sezione, 12 su 35 volumi, e per quanto riguarda la quarta, 11 su 32 volumi. Qual è il significato di questa edizione e che tipo di cambiamenti comporta per la ricerca su Marx ed Engels? In prima battuta cambia la base testuale della ricerca su Marx, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo. Che cosa intende? Può farci degli esempi? Beh, innanzitutto, per quanto riguarda il punto di vista quantitativo, possiamo prendere ad esempio la seconda sezione. Mentre il capitale che conoscevamo fino a oggi era limitato ai tre libri del capitale, quindi l'opera, il primo libro pubblicato da Marx e gli altri due pubblicati da Engels, con la seconda sezione abbiamo tutti i manoscritti preparatori al capitale, quindi partendo appunto dai manoscritti del 57-58, per poi passare al grande manoscritto del 61-63, fino poi appunto al manoscritto del 63-67. Tutti questi manoscritti permettono un approccio completamente diverso all'opera di Marx, dove la mediazione engelsiana, per così dire, sparisce. Quindi abbiamo la possibilità di avere realmente il testo di Marx e quindi lavorare proprio sul testo di Marx. E invece, da un punto di vista qualitativo? Da un punto di vista qualitativo è possibile ridimensionare delle opere che all'interno del marxismo sono state considerate opere, ma che dalla penna di Marx non sono fuoriuscite come opere vere e proprie. Un esempio è l'ideologia tedesca, che era una raccolta di articoli per una rivista che poi appunto non vide luce, oppure per quanto riguarda i manoscritti del 44, che in realtà sono soltanto degli appunti marxiani e non una vera e propria opera organica. Per chi fosse interessato ad approfondire questi argomenti, è disponibile della letteratura in italiano? Beh sì, i primi autori che si sono occupati di Marx in Italia a prendere in considerazione i risultati della Mega possono essere considerati Badaloni e Calati. Badaloni con il libro Dialettica del Capitale nella prima metà degli anni Ottanta, che occupava dei manoscritti del 61-63, e poi Lorenzo Calavi, il quale ha pubblicato i manoscritti del 61-63 seguendo appunto in italiano, seguendo appunto i volumi della Mega Luna. In seguito anche Mazzone e Cazzaniga hanno
sviluppato delle ricerche proprio a partire dai volumi della Menga. Una particolare menzione va proprio a Mazzone, il quale in un volume del 2002 che si intitola Mega 2 Marx ritrovato, ha raccolto tutta una serie di scritti relativi all'importanza e alla centralità della Mega 2 per lo studio di Marx oggi. Possiamo menzionare anche Roberto Finischi, che è lo studioso italiano che più si è occupato della Mega 2, non soltanto presentando al lettore italiano che cosa è la Mega 2, ma anche sviluppando delle ricerche autonome e proprio fondandosi appunto sui testi nuovi della seconda sezione, cioè del capitale e lavori preparatori, ha sviluppato una ricostruzione dialettica completa della teoria del capitale. Possiamo anche menzionare Marcello Musto, che si è occupato della Menga, e anche un altro studioso napoletano, Giovanni Sgro. Ringraziamo il dottor Tommaso Ridolfi Riva per questa intervista con Marx Dialectical Studies e speriamo di averlo presto nuovamente come nostro ospite. Grazie a voi.